A questo punto però c'è un dato in dubbio, c'è un dato in dubbio su cui dobbiamo ovviamente riflettere in termini di causa, e che è un dato relativo al fatto che oggi chi si infetta, e ne abbiamo ancora qualche centinaio, oggi mi sembra ne abbiamo avuto 180 in Italia circa, non ha le complicanze severe che avevamo 2 mesi fa. Io so che tu hai anche affrontato di recente questo tipo. Ci puoi dare la tua interpretazione del perché ci sia stato questa modifica del quadro clinico? Che è un dato in dubbio. Noi adesso abbiamo pazienti che si infettano anche ultra-ottantenni e che per qualche motivo però. Infatti è una cosa che mi diceva proprio qualche giorno fa, parlavo al telefono col comune amico Zangrillo che mi diceva appunto questa cosa, no, guarda qui c'è Guido, guarda che anche gli ottantenni adesso non sono più. Io credo che un punto su cui riflettere Nicasio sia la quantità di virus con cui le persone si infettano, cioè se è vero che col clima più caldo, no, le goccioline infettanti tendono a evaporare prima, a resistere di meno, quindi hanno meno quantità di virus. Ecco, non mi stupirebbe se noi facciamo, come dire, un'assunzione che la quantità di l'inoculo, no, di copie virali sia in qualche modo correlato alla gravità di malattia, come succede nel topo, insomma, come è stato dimostrato per lo SARS nel topo. Non mi stupirebbe che questo possa contribuire a attenuare il fenotipo. Non so cosa ne pensi tu, ma. Ne penso che, ritorniamo al punto che discutevamo prima, cioè stanno aumentando evidenze, e ormai ci sono già vari lavori, alcuni dei quali pubblicati anche sui repository che citavi, in cui la quantità di virus che infetta possa in qualche modo andare ad influenzare su quello che è l'esito dell'infezione. Semplicemente perché una minore quantità di virus viene meglio tenuta a bada da quello che è la risposta, ovviamente innata, infiammatoria, quindi risposta immune in generale, e soprattutto perché impedisce quello che poi era la parte che faceva andare a male i nostri pazienti, cioè quella risposta infiammatoria non più controllata, che portava appunto il paziente ad avere difficoltà respiratorie, lo faceva finire in terapia intensiva e spesso, ahimè, lo portava anche a morte. Ci sono anche dei modelli molto interessanti, tra l'altro gli esperimenti fatti in criceti messi in gabbia, in cui avevano messo sostanzialmente delle maschere che separavano le diverse gabbie, non so se hai avuto modo di leggere quel lavoro, dimostravano come ovviamente a seguito della presenza di queste mascherine il virus si trasmetteva in carica molto più bassa e che questa carica molto più bassa si associava in questi animali di esperimento ad una minore gravità delle manifestazioni cliniche. Questo è il motivo per cui io credo sia comunque ancora importante, come dire, in mancanza di evidenze certe, sostanzialmente, stare tutti attenti, il che non vuol dire che non potremo andare a mare, il che tu ti aspetta la tua bella Senigallia, riuscirai a venire o difficile. La mia bella ce l'ho qui da 20 anni, ma no, a Senigallia mi piacerebbe tornare, ma sai che ci tengono Noi fuori adesso, no? dobbiamo ritornare pian piano alla vita normale, però dobbiamo entrare nell'ordine di idee che, ahimè, questa sarà, come dire, un'estate tipica. Andremo a mare, ma dovremo fare, come dire, un minimo di attenzione in più. Anche perché non sappiamo, e mi riferisco, scusami, Guido, a quello che tu dicevi sul irraggiamento solare, cosa succederà poi a questo virus in autunno. Perché sai benissimo come altri coronavirus, ovviamente molto meno gravi, chiamiamoli del raffreddore, hanno questo tipico andamento stagionale. Noi non abbiamo idea, ovviamente, di come si comporterà questo virus quando appunto il clima cambierà. Quindi io capisco benissimo le problematiche di natura sociale che tu poni. Posso dirti quasi egoisticamente che non è nemmeno compito nostro, come dire, trovare una soluzione a come risolvere questo tipo di problema, anche perché probabilmente non avrei la capacità, ma da virologo io non posso non dire che tutta questa serie di evidenze e di aree grigie, dal mio punto di vista, impongono comunque ancora, come dire, una costante attenzione. Sicuramente diversa rispetto a quelli 3 mesi fa, però. Non dobbiamo, come dire, arrivare al è tutto finito, perché purtroppo non possiamo ancora dire questo. È un
È un discorso molto complesso, Nicasio, e qui forse c'è un nucleo di sostanziale civile, sostanziale disaccordo. Nel senso, io credo che nel momento in cui noi ci rivolgiamo ai policy makers, no? Siccome è una pandemia, no? È una malattia virale, ci rivolgiamo, quando io parlo con il mio governatore qui, no? Oggi ho fatto un'audizione alla Camera, no? Ecco, è impossibile, non, secondo me non è possibile parlare solo dei rischi del virus senza parlare dei rischi di un certo tipo di intervento sulla società. Ecco, io sono un padre, ho 3 figli in età scolare, ecco, ritengo che le chiusure delle scuole per questo tipo di virus non si debbano fare più, punto. Perché? I rischi per i ragazzi sono molto bassi e ricorrere alla chiusura indiscriminata delle scuole perché non siamo altrimenti in grado di mettere in protezione le persone con più di 70 anni, secondo me, adesso parla un'opinione politica, non un'opinione da virologo o un dato scientifico, secondo me è sbagliato. Cioè, noi abbiamo gli strumenti, quello che direi a un politico è noi abbiamo gli strumenti per mettere in sicurezza la grande maggioranza delle persone di una certa età, sicuramente tutte quelle che vivono nelle case di riposo, perché lo possiamo fare in caso di mettere le Ah, case giusto, su questo ci sei. di riposo. Lo dobbiamo fare, perché tu hai ragione, il virus torna fuori a dicembre con cariche virali più alte, potrebbe fare dei danni enormi. Noi dobbiamo mettere in sicurezza le case di riposo, dobbiamo trattarle come se fossero dei luoghi a altissimo rischio di infezione. Però ecco dire, noi non investiamo su quello, non riusciamo a far quello, allora come compenso, come provvedimento compensatorio teniamo le scuole chiuse, facendo dei danni agli adolescenti e ai bambini enormi, perché adesso stanno uscendo letteratura di tutti i tipi su queste cose, ecco, per me non è accettabile. Quindi io da virologo non posso, ecco, parlare da virologo e dire sì, potrebbe essere che a novembre, dicembre avremo altri 10-15 mila morti, senza parlare anche da padre, senza parlare anche da medico delle persone che hanno altri problemi che magari vengono gestiti male nel momento in cui tu hai una società che si è formata, no? E così via. Insomma, quindi ecco, io su questo sono un po' in disaccordo, ma anche con Roberto, con tutto il bene che gli voglio, no? Fraterno, però sono un po' in disaccordo perché lui dice: no, noi facciamo solo i virologi, diciamo ai politici quello che sappiamo da virologi, il resto ci pensano loro. Ecco, io non me la sento perché mi vedo un po', ecco, se la linea editoriale che ho scelto io nella nostra pagina di Facebook, di dire sì, facciamo i virologi, facciamo gli scienziati, ma riflettiamo insieme anche sui danni del secondo, quello che io chiamo il secondo scoglio, no? Perché appunto sono stati danni, poi sai, in Italia e in America credo di caso che abbiano avuto sfumature diverse, no? Però sono stati, i danni delle chiusure sono stati importanti, no? Da tutte e due le parti dell'oceano, credo. Ci fai un quadro invece, perché vediamo anche gli aspetti, come dire, certi, perché sicuramente lo schiaffo che abbiamo ricevuto ci ha insegnato molto, no? Abbiamo una serie, come dire, di potenziali farmaci, non so se vuoi parlarcene rapidamente, che adesso in teoria appunto potremmo usare nel caso di una seconda ondata. Sappiamo, come dicevi tu, quelle che sono ovviamente le categorie a rischio. Sappiamo anche a questo punto riconoscere in modo precoce anche le forme, come dire, sfumate. Resta il problema però degli asintomatici, che questo è un altro punto, sai, di difficile gestione poi, soprattutto in una società come quella italiana, ripeto, in cui gli anziani vivono spesso nelle stessi nuclei familiari, appunto con soggetti più giovani. Quindi capisco bene il tuo punto, però, sai, anche dal punto di vista sociale ci sfuggono forse alcune sfumature e alcune anche differenze tra la realtà statunitense e la realtà italiana, che però dobbiamo prendere in considerazione. Dobbiamo prendere in considerazione. E io con Roberto sono d'accordo, non in generale sul fatto della serie i virologi devono fare solo i virologi e devono disinteressarsi. Non penso nemmeno fosse il suo, come dire, Sì. reale pensiero, ma che è giusto che il virologo però dica attenzione, perché questo è un virus che non è scomparso. Cioè, questo me lo devi riconoscere. Quindi alcune, come dire, misure per proteggere le categorie a rischio devono continuare ad essere messe
messe in pratica, cioè non ci deve essere il liberi tutti, Guido, perché sennò rischiamo. Detto, per me è la stessa cosa che assume due connotati diversi, no? Nel momento in cui, cioè, nel momento in cui tu dici tana liberi tutti, no? Perché sembra che ognuno si metta a fare chissà cosa, no? Io quello che la frase che mi piace dire, Nicasio, è ritorno a una normalità completa. Ho perso un attimo, scusami. La frase che a me piace dire, ecco, mentre liberi tutti ha un connotato negativo, no? Ovviamente, perché impone una specie di responsabilizzazione completa, no, di cittadini, che ritengo sbagliata. Noi dobbiamo imparare da questo. Io scherzando, no, su Facebook ho detto a me le persone che ti parlano a 10 centimetri dalla faccia mi davano fastidio anche figuriamoci adesso, no? Quindi un certo tipo di social distancing, no, di rispetto che magari venisse benvenuto, insomma. Però credo che la frase giusta sia il ritorno alla normalità, no? Il ritorno alla normalità e che questa malattia ritorni nel novero di tutte le malattie che noi gestiamo, appunto, diciamo prima, no? Come il cancro, come gli infarti, come l'ictus, gestiamo da un punto di vista medico. Non chiediamo alla popolazione d'ora in poi dovete essere tutti perfettamente in forma perché costringiamo tutti a fare, non so, 2 ore di esercizio fisico al giorno perché non vogliamo che siano più obesi, quando sappiamo che l'obesità crea dei grossi problemi, no? Oppure il fumo, no? Non è che diciamo adesso nessuno può più fumare, no? Persone che vogliono continuare a fumare lo fanno tranquillamente, comprano le sigarette e poi noi come società le curiamo, no? Allora, quello a cui sto arrivando forse è un principio magari un po', come dire, libertario, non voglio entrare nelle definizioni, no, politiche, però io ripeto, sono molto ottimista sulla potenza della scienza e della medicina, ecco, e su questo penso che la vediamo allo stesso modo. Magari una cosa di cui potremmo parlare, di caso, se hai voglia, perché tra l'altro coinvolge anche Roberto indirettamente, è gli anticorpi monoclonali, no? Noi, sugli anticorpi monoclonali stanno emergendo dei risultati straordinari, no? Insomma, non so se tu hai seguito, ma i risultati nel modello animale, sia nel topo che nel macaco, sono straordinari. Poi non è solo un anticorpo, ci sono decine di anticorpi. Cocktail, soprattutto sono i cocktail quelli che visto anche con Ebola, tra l'altro. Sì, che hanno funzionato benissimo con Ebola, infatti. Quindi io, ecco, per esempio, secondo me, Nicasio, una cosa su cui veramente bisogna tenere gli occhi aperti è questi studi clinici sugli anticorpi monoclonali, sui cocktail, perché se tu pensi alla tempistica, adesso stanno facendo in fase 2-3, no? Potrebbe succedere che, io lo dicevo stamattina alla Camera, potrebbe succedere che a novembre e dicembre cominciamo a avere paper che escono su New England, su JAMA, no? Che ci dicono che magari riduci del 90% la normalità, perché veramente hanno il potenziale di distruggere la mortalità di questa cosa. E poi magari possiamo usare perché ce l'abbiamo. Che questo non sia il virus che estinguerà, farà scomparire l'uomo sulla Terra, questo è certo, ovviamente. Tutta è una questione, come dire, di tempistica, cioè noi sicuramente avremo delle armi, il problema è capire cosa succederà sostanzialmente nei prossimi mesi. Ma io ho paura... Non so se sei d'accordo, la risposta fosse più seria, una domanda che sento dire, o sento fare più frequentemente negli ultimi mesi, ci sarà una seconda ondata? La risposta più seria, secondo me, è dire... Non lo so. Non lo sappiamo. Non possiamo saperlo. Cioè, però, proprio perché non possiamo saperlo, e visto l'esperienza drammatica che noi possiamo dire che sicuramente la seconda ondata sapremo gestire meglio. Cioè, non l'eventuale seconda ondata. Quindi questo, secondo me, non c'è un vero, come dire, contrasto di senso, però secondo me il messaggio che deve uscire anche da questo dialogo a chi ci ascolta è: facciamo in modo, cioè il virus ci stava battendo, so che ti piace il calcio, no? Anche se è di la fede che è un po' lontana dalla mia, stava vincendo per 3-0, siamo riusciti a pareggiare, non stiamo probabilmente anche rischiando di passare in vantaggio, non ha senso, come dire, farsi prendere in contropiede e farci fare un gol. Quindi è questo, cioè, nel senso, il virus è ancora lì, il virus non è scomparso, lo possiamo controllare, facciamo in modo di controllarlo. Questo è, secondo me, penso che non possa non essere d'accordo. No, ma sono assolutamente d'accordo, Nicasio. Infatti due esempi voglio farti di questo per spiegare bene
cosa intendo io per monitoraggio, no, preparazione. Ecco, io credo che, per esempio, a livello di, se tu ci pensi, no, a livello di monitoraggio, abbiamo parlato della messa in sicurezza, no, delle case di riposo, no, continuare a fare il monitoraggio in modo che sappiamo dove ci sono i focolai, quanto il virus sta tornando, come sta tornando, no, eccetera, eccetera. Sono tutte cose di un'importanza fondamentale. Ma tra, per esempio, tra gli interventi mirati, no, ce ne sono alcuni di cui si parla molto, no? Una cosa che a me sta molto a cuore a questo punto è il discorso dell'essere pronti alla possibilità che novembre, dicembre, gennaio, se il virus ritorna, noi abbiamo, e se gli anticorpi monoclonali, come io onestamente credo, saranno dimostrati di funzionare molto, ecco, di averne una scorta, di avere un qualcosa che li possiamo fare. Perché, ma pensi che già li avremo per quel periodo? Ma gli anticorpi già fisicamente in mano, non parlo dei risultati. Gli anticorpi sono pronti, no? Noi abbiamo dei cocktail che sono pronti, quindi si tratta di veramente di, quando io sento dire compriamo 450 milioni di dosi di vaccino, per carità, però il vaccino è una cosa più lontana, no, di questi anticorpi. Se uscisse, ecco, un paper che ci dice, non so, 300 pazienti trattati, riduzione della mortalità massiccia, così, ecco, l'uso degli anticorpi a tappeto potrebbe essere una cosa di una potenza straordinaria, perché tu potresti prendere tutti, faccio un esempio, tutti quelli over 70 e gli dai una fiala, no, endovenosa di un anticorpo che gli sta nel circolo per un mese e magari abbatti il rischio di contagio, il rischio di mortalità veramente del 90-95%. E lì hai fatto una cosa che non ha nessun costo sociale, anche logisticamente si tratta di andare a fare delle piccole flebo, no, delle persone. Ecco, io questa è una cosa che secondo me se veramente il virus torna fuori in quel periodo e c'è una coincidenza temporale, che a me, per come vedo l'andamento dei fase 3 in questo momento, nel caso mi sembra che potremmo arrivare a quella, io continuerò a dirlo come un disco rotto, perché veramente sarebbe brutta se a novembre, dicembre il virus torna fuori, come dici tu, torna fuori magari un po' cattivo perché le cariche virali sono più alte, e c'è una possibilità veramente di abbattere la mortalità e ce la facciamo perdere perché non ci abbiamo pensato adesso. Questo mi spiacerebbe molto. In tutta questa storia c'è un aspetto che da virologi non possiamo non considerare, come dire, un aspetto positivo. È uscito proprio qualche giorno fa una lettera su Lancet, se non ricordo male, è stato fatto sostanzialmente un sondaggio su circa più di 4.000 individui in Australia, in cui si chiedeva se erano disposti o meno a farsi il vaccino anti-influenzale, però, quindi non parliamo solo di categorie a rischio. Il fatto comunque di avere anche una maggiore consapevolezza di importanza di strumenti profilattici come i vaccini, inclusi quelli anti-influenzali, comunque questo è un aspetto che, ahimè, dobbiamo considerare, ahimè dico perché abbiamo vissuto una tragedia, come un aspetto positivo, e che in qualche modo fa capire anche come si è definito topi di laboratorio. Essere topi di laboratorio alla fine porta anche a dei risultati concreti che può davvero cambiare la vita alle persone. Vorrei un tuo commento su questo, cioè sulla vaccinazione anti-influenzale nei... Io lavoro e vivo in un vaccine center, quindi sai quanto posso essere, io vivo per i vaccini, quindi io speravo nei casi onestamente che un'infezione come questa avesse tappato la bocca per sempre agli antivaccinisti, no? Che di fronte a una cosa del genere, ecco, tutti dicessero, ecco, smettiamo di fare polemiche cretine, no, su vaccini di sicurezza e efficacia nota. Purtroppo, ecco, non è così. Però dobbiamo starà a noi continuare a fare informazione buona su questo tema, spiegare con tantissima pazienza, e come d'altronde Roberto sta facendo da tanti anni. Quindi un'ultima cosa volevo dire velocissimo, Nicasio, perché se tanti poi magari vedono questo video. C'è un altro aspetto che a me sta a cuore, è quello del andare in giro quando hai sintomi, perché tu prima hai parlato della trasmissione asintomatica, che quella uno non è, diciamo, tra virgolette, colpevole, se non lo sai, non lo sai.
Però c'è spesso questa abitudine, no? Poi magari alle volte provocata dal datore di lavoro che ti sgrida, oppure non lo so, se tu che vuoi, no? Però di andare al lavoro quando tu hai sintomi da raffreddore, insomma, tossisci, eccetera, eccetera, un po' di qualche linea di febbre. Ecco, questo secondo me è un altro aspetto di cui si parla poco, perché se noi lo facessimo diventare un modus operandi, ecco, che nel momento in cui tu hai una qualche infezioncina respiratoria, anche se magari per te è solo un raffreddore, perché sappiamo che questo virus a volte dà delle sintomatologie minime, fai la cortesia di stare a casa. Per starci per 10 È giustissimo e ti seguo dal punto di vista teorico al 100%. Sai meglio di me poi nella vita reale, il bambino col naso che cola, a chi lo lasci? No, ma è sicuramente Capisci? Quindi vedi come anche quest'ultima nostra conclusione fa capire come dire, puoi mettere in pratica e conciliare i vari interessi non è sempre facile, in questo forse. Seguo Roberto quando dice non è compito del virologo, ovviamente, cioè di chi dà invece il proprio punto di vista, non è il punto di vista, quindi la propria interpretazione dei dati studiando un fenomeno, perché poi ci sono tutta una serie di altre implicazioni sociali che almeno io non riesco a seguire del tutto, questo lo ammetto. Guido. Mi ha fatto davvero piacere averti qui con noi. Non so se ti è Grazie, capito, io mi sono divertito tanto, ma lo facciamo, ci è capitato spesso di parlare, ma anche farlo, come dire, di fronte a un pubblico non tanto virtuale, perché ci seguono in tanti, mi ha davvero, come dire, soddisfatto. Spero sia stata reciproca la. grazie. Grazie, no, tra l'altro. Secondo me, una delle cose che più arricchisce la vita di noi scienziati è il confrontarci, perché poi anche noi abbiamo dei bias, no? Ovviamente, no? Abbiamo no, per motivi I psicologici, preconcetti, diciamo così. preconcetti, ecco. Però cerchiamo di andare oltre il bias e di basarci sui numeri, sui dati, e questo ci permette di dialogare sempre con grande serenità, perché sui numeri, come dice Roberto, sui numeri non si discute, no? I numeri sono. È questo che dobbiamo fare. È questo che dobbiamo fare. Ti ringrazio di essere, come dire, anche tu a supporto di Medical Facts in queste nostre conversazioni. Sono un tifosissimo, tifosissimo vostro. Ti abbraccio forte, Guido, grazie ancora, grazie ancora. A Ciao. presto.